oggi si parla di libri, sono sempre graditi i giovani autori che parlano d'amore. In studio con noi Riccardo Bertoldi. Dov'è la rima? Veniamo dalla prima serata di Sanremo. Si parla di autori, Riccardo Bertoldi, ma non c'è manco l'assonanza. Vabbè, però c'è lui, insomma, c'è lui, direi che c'è abbastanza. Lui che è un bel ragazzo. Buongiorno, grazie. Riccardo Bertoldi, classe buongiorno. 1990. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Arriva da Trento. Da Trento. Dove piove e tira vento. Stamattina c'è vento, ovunque scrivono, ma anche da Roma dicevano di grandi problemi questo vento. Tu hai visto qui? Sì, una roba freddo qui che incredibile, ma questo vento. Benvenuto da noi. Grazie. Sembri un calciatore, però fai l'autore. Non esageriamo, dai. No, c'è il fisico di calciatore. Assomiglia anche un po' a Harry. Per favore, mi potete schermare Regina? No, io sto da Dio. No, perché Regina è è molto sensibile. Tu sei fidanzato? Sì. Regina, mi spiace. Adesso non vendo più niente. Va bene. Facciamo una scheda, presentiamo un libro carino, una storia d'amore, un romanzo, no? Un romanzo, tu sì. Lavori in una casa editrice? Lavoravo in una casa editrice fino a novembre. Mm-hmm. E adesso ho lasciato perché mi sto dedicando a questo tempo pieno. Cioè, oggi vivo di libri. Bene, bene, bene. La tua prima opera? La seconda. La seconda. Prima è uscita l'anno scorso, si intitola Resti. È diventato un caso editoriale. Ah sì, ne parliamo anche perché lui ha un seguito notevole, centinaia di migliaia di follower. Ma la scheda oggi in brasiliano, noi facciamo una scheda per i nostri ascoltatori per conoscerli meglio. Prego. Riccardo Bertoldi è nato a Rovereto il 23 luglio 1990. A che ora? Alle 14.30 esattamente. Perfetto. Ha vissuto per 20 anni in un paesino di montagna e poi si è trasferito a Trento, dove lavora in una piccola casa editrice. I suoi profili sui social network, Instagram, la mano. Da 150.000 250, perché gliene devi togliere 100.000? Ho messo sui mio, grazie. Va bene. Allora, si chiama Abbiamo un bacio in sospeso. Questo libro che è uscito da poco, che è un romanzo, una storia d'amore. Tra l'altro, sulla copertina, ve lo faccio vedere sul canale 167 del Digitale Terrestre, c'è una musicassetta che ricorda tempi memorabili. Insomma, le musicassette, voi non sapete nemmeno cosa. Vabbè, come no, certo. Vabbè, certo. Io poi con la matita lo facevi mai che si storcevano tutte, esatto. E dovevi riavvolgerle. I ventenni, ma anche i trentenni, se vuoi, non è che conoscano, ma non conoscono nemmeno i CD. Perché c'è questa musicassetta? Ma il romanzo si gioca molto attorno all'audiocassetta. A me piace molto perché credo che comunque si è persa un po' di magia con l'avvento della tecnologia. È un romanzo. Lo dice a noi. Tra l'altro, stiamo facendo un'iniziativa molto bella con Rizzoli. Stiamo inviando a diversi personaggi dei box con all'interno delle audiocassette con contenuto personale. Sei un pochino, per essere giovane, sei un pochino nostalgico. Perché i tuoi genitori ti hai vissuto un po'. No, io in realtà sono nato a cavallo di questi anni, no? Il passaggio, non so, fra i primi cellulari in bianco e nero e i cellulari di adesso, gli smartphone. Mi piace, credo che ogni età abbia la sua bellezza, questa ha la sua, credo che anche quello aveva la propria, insomma. Certo, noi veniamo dai gettoni, dalla cabina telefonica, da quelle robe lì. Senti, è una storia d'amore, ho sbirciato un po'. Storia d'amore è un bacio in sospeso di una storia Sliding Doors, se vogliamo un pochino. È la storia di Leonardo e Sara. Leonardo è un uomo di 30 anni che esce da una convivenza di 10 e quindi ha paura di amare. Incontra questa donna a 30 anni e a 50 che miseria, 50 non ama più. No, e incontra questa non è vero. Dobbiamo contestare. Allora, mi perdoni, ecco. Carissimo, illustrissimo autore Riccardo Bertoldi. Signor Riccardo Bertoldi, io credo che per l'amore non ha un'età. Sono d'accordo. E se no questa non esce più di casa. Se tu mi dici che a 50 perdo ogni speranza, è un disastro. Capisco che hai 30 anni, però ti dico che a 50 ci si prepara, diciamo, l'amore. Sì. Dico bene? Sì, ci si prepara. Una cazzata. Quindi dicevi? E niente, incontra questa donna e inventano questo gioco. Lei lavora in un negozio di musica e decidono di conoscersi solo lì dentro di notte. Quindi loro si trovano la sera, abbassano la serranda. È un po' una metafora di lasciare fuori i problemi e tutto il resto. E lei si fa conoscere attraverso i testi delle canzoni che scrive, e lui invece è un fotografo attraverso le sue fotografie. Ah, prendi dei testi di canzoni famose o sono? No, sono testi che scrive lei, che quindi ho inventato. E da lì?
Poi finiscono in una comunità inizia questa storia d'amore, ma non possiamo svelare troppo perché poi questo è solo l'inizio. Anche se però la nostra attenta osservatrice dei social dice che tu hai spoilerato abbastanza sul libro, no? C'è qualche foto, qualche richiamo, se non è proprio la frase scritta proprio tratta dal libro, qualcosa di evocativo, credo, no? Qualcosina, sì, che ingolosisca. Certo. Io mi promuovo soprattutto attraverso i social, sono il mio canale, quindi va fatto. Quindi stiamo vicini a sto ragazzo che è la sua seconda opera, che si chiama Abbiamo un bacio in sospeso, Riccardo Bertoldi. Allora, non rinunciare, regina, questa dedica è per te su questo libro di Riccardo. Non rinunciare mai ai battiti del cuore. Non aver paura di baciare. L'amore nasce quando ci si riconosce. Wow, che meraviglia, grazie. Ma lei non ha paura di amare, tanto l'ha detto prima. Insomma, insomma, mi è diventata un po' troppo selettiva. L'ho invitata su Tinder, ma no, non è vero. No, non voglio Tinder. Perché cosa avete contro Tinder? Perché vi dite di Tinder? Perché sono occasioni per far nascere l'amore, quello vero. Come no? Va bene, senti, noi ti facciamo in bocca al lupo. Grazie. Sei un giovane promettente, seconda opera. Poi lei fa le recensioni, lei legge i libri e comunque ne parlava molto bene. Mi raccomando. Abbiamo un bacio in sospeso di Riccardo Bertoldi. Noi salutiamo i nostri ospiti in una maniera che so che per molti è traumatica, ma questo è il format. Prego. Spaventato. Riccardo Bertoldi. Riccardo Bertoldi. Abbiamo un bacio in sospeso. Abbiamo un bacio in sospeso. In tutte le librerie d'Italia. In tutte le librerie d'Italia. Che carica. Grazie. Oh, tutto bene? Tutto bene. Si deve riprendere. Tu sei aggressivissima, vedi? Poi ti dici che non troverai mai l'amore. No, sei dolce. No. Sei dolce, io adesso. Magari trovi qualche ex combattente del Vietnam, qualcuno cioè uno per gestire la donna come quella lì. Cavolo, grazie, sono Riccardo, dolce. Grazie Bertoldi, a voi, grazie a voi. Mille, bocca al lupo.